Il pacchetto dell'Unione Europea sull'economia circolare con i finanziamenti europei per questa finalità sono l'incentivo giusto per un cambio di paradigma dall'economia lineare a quella circolare? Allora, sicuramente il fatto che la Commissione Europea stia rivedendo tutte le direttive sul tema dell'economia circolare è un fatto di per sé positivo. Noi abbiamo bisogno in primo luogo di un'armonizzazione di termini, di modalità e di norme all'interno dei paesi europei. Ogni elemento disarmonico tra le normative dei diversi paesi europei determina situazioni competitive di svantaggio e molto spesso il nostro paese, le aziende che operano nel nostro paese rimangono ancora più svantaggiate. Quindi da questo punto di vista ci aspettiamo che la direttiva chiarisca ad alcuni punti e più che altro crei condizioni di parità competitive per tutta l'industria europea. Il settore industriale italiano ha una predisposizione naturale verso l'economia circolare. Immaginiamo esempi di economia circolare prima ancora che chiamassimo questo fenomeno con il termine circolare. Faccio riferimento ad esempio ad alcuni distretti industriali, immagino il distretto di Prato che utilizzava gli stracci per fare del tessile di alta qualità, immagino i rottami utilizzati dalle fonderie italiane. Cioè l'industria italiana, essendo un'industria di trasformazione in un paese senza materie prime, si è sempre ingegnata in termini di recupero. È chiaro che adesso dobbiamo fare un salto di qualità, cioè passare da fattori sostanzialmente da esempi abbastanza estemporanei ad un nuovo paradigma di sviluppo dell'industria. Credo in primo luogo c'è bisogno di un piano normativo e, come dicevo prima, è di una parità di condizioni, quindi di un'armonizzazione delle norme a livello europeo. Poi sicuramente c'è l'aspetto finanziario che deve riguardare i temi di ricerca e innovazione e quindi da questo punto di vista io credo che dobbiamo utilizzare al meglio come Italia i fondi presenti in Horizon 2020, chiedere all'Europa che il prossimo programma quadro sia centrato anche su questi temi, si sta oggi in questo periodo discutendo del nuovo nono programma quadro che succederà Horizon 2020 dal 2020 e sicuramente dobbiamo chiedere che anche sul termine della finanza, ad esempio gli investimenti della BEI, vadano verso il sostegno al passaggio, sostenere le imprese in questo difficilissimo passaggio tra un paradigma lineare e un paradigma circolare. E noi abbiamo bisogno in un quadro di globalizzazione sempre più aggressiva di costruire non solo un'industria italiana, ma che sia un'industria italiana fortemente integrata nell'industria europea. L'industria italiana è già integrata nell'industria europea, in particolare con i partner tedeschi abbiamo una fortissima integrazione dei due sistemi industriali. È evidente che questa integrazione, che ad oggi è sviluppata in termini lineari, deve trasformarsi in una integrazione in termini di circolarità. Io credo che l'Europa possa promuovere progetti congiunti tra l'industria europea, ma da questo punto di vista insomma, credo che l'industria italiana abbia tutto l'interesse a cogliere l'opportunità di muoversi su un nuovo paradigma circolare in una nuova dimensione che è la dimensione europea.